Signore e signori, non so bene a cosa sto giocando oggi, però sono qui per farvi una semplice domanda. Che cazzo è Go Home Dinosaurs? Scopriamolo insieme. Allora, questo gioco mi sembra un porting da iOS, però non ci giurerei. E non ne ho idea, onestamente. Cioè, presumo a occhio di sì. Voice acting? What? Apparentemente mono. Non so, può essere... Ok, non ho una vaga idea. Fa lo stesso, scopriamo che cos'è. What the fuck? Scusate, ma questo gioco è madness, però mi fa ridere. What? L'art style è veramente fantastico. Defend your barbecue! Fuck yeah. Bene. Difendiamo questo barbecue. Avrei preferito qualche tipo epic shit music. Ok, un tower defense. O forse no. È un tower defense con delle, con le torri immobili. What the fuck? This is madness. Oh no, mi servirà chiamare qualcuno. Place here. Ok. Non sono molto intelligente. Avrei messo uno più in là, uno più in giù. Boh, forse dovevo metterlo uno più in giù. Vai. All'attacco. Io ho una torretta mobile in pratica. Attacco. Tipo topini strani. Un po' assurdo come l'art style in 2D. Non ho soldi. Ah, grazie. Oh, ora ce li ho. Ecco qua, effettivamente sì, probabilmente avevo capito male dove... There are many light, but this one is mine. È una citazione, ragazzi, da 3, 2, 1, Full Metal Jacket. Credo. Sicuro che fosse quel film, però mi sembra di sì. Don't forget to grab coconuts! Hop! Like a boss. Non so perché, ma questi triceratopi rosa onestamente non mi sembrano molto minacciosi, se devo essere proprio sincero. Bombardate! Un massimo di torrette costruibili. Ale, come di un forziere. Oh! Una magia. Ah no, è una trappola magia. Level 1 complete. 3 bistecche. Sono troppo forte, ragazzi. No chance. Ok. Hop hop. Rotate. Ah, right click, ok. Dos Vidonia. What the fuck? Donk. Donk. Ah, fa anche un po' di danno. Morite. Esseri immondi. Rotate. I see dino. The fuck? Che voice acting è? Mio dio. Non so, che questo mi fa ridere. Cioè, perché dei triceratopi rosa con la... con le ciglia truccate con non so che trucco, perché non so come si chiami. Che per me sono una minaccia a queste, al barbecue di questi. What? This is madness. Mio dio, sto distruggendo il mio barbecue. Yourself.
quinta is coming. A morte. A morte, tracerato pirosa. Tacca, stupido coso. No, c'è uno che se ne sta andando tranquillamente. A morte. Gli infedeli. Bene. Il problema è stato risolto con successo. La mia abilità a Go Home Dinosaurs è senza pari. Ah, solo per curiosità, prendiamo il mio iPad che è qua, a circa 2 metri di distanza. Intanto che apriamo il forziere, vado a vedere sull'App Store se per caso App Store, ecco qua, awesome! Adesso ho quattro cards. Guarda che il mio iPad non prende il 3G al momento, perché ha deciso che no. Fuck, va bene. Well done, andiamo a vedere un altro livello. Ora ho ancora più carte. Sono veramente P-Tape Pterodactyl. Fly the minion speed, bla bla. Vai. Ok. Questi cosa sono? Tipo delle antiaeree? So che metterò qua. Abbattetelo. Bonk. Non che siano esattamente molto pericolosi al momento. Bonk. Bonk. Bene. Sterminiamoli. È tempo di distruzione. Bonk. Allora, andiamo ad equipaggiarci prima. Olea. What? Sto gioco ha qualcosa che non va comunque. Per la cronaca. Ok. Il mio iPad si è ripreso. Go home Dinosaurs. Intanto che sterminiamo un po' di queste cose. Hop. Mi chiedo se tipo dopo un po' marciscano o cose del genere. Aha. Metterò qua. Senza un motivo apparente, non importa. Sono un rallentatore tipo qua. Aha. No, apparentemente non esiste per iOS. Sono un po' strano, sinceramente. Cioè, il fatto che sia, che il gioco sia limitato nel numero di cose che si possono buttare giù, possono piazzare a terra, boh, mi lascia un po' così. Però indubbiamente questo gioco è strano. Ok. Scopriamo la nostra nuova. Oh mio Dio. Ok. Bla bla, non so neanche cosa abbia detto, però metterò qua una specie di cosa che presumo sia un laser. Ah! Quindi presumo che il posto migliore da mettere sia tipo questo. What? Dai, via. Su, partiamo. Come on. Deve esserci almeno un tasto per forzare la partenza. Forse c'è, ma non so qual è. Control spazio WASD no. Dai, dinosauri. Credo nel vostro arrivo. Sto attendendo molto fiducioso. Dun, 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 dun. Se io diciamo volessi partire, ciò sarebbe possibile in qualche modo. Ma fare retry? Non capisco perché non parta. Oh no. Lo so che li fa in una linea retta. L'avevo già saltato prima e intuito da come era fatto. Bene. Possiamo partire? Dinosauri,
Allora, o c'è qualcosa che mi sfugge? Si gioca praticamente solo col mouse, a parte il mouse e a parte il tasto ESC e lo spazio per ruotare. Qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Che cosa? Questa è la vera domanda. Non capisco se è una questione di attesa, del fatto che non voglia che lo piazzassi lì. Proviamo a mettere in un altro posto, boh. Non capisco quali sono un bel po' di nemici apparentemente. Sì, lo so. Allora, mettiamo dall'altra parte stavolta, vediamo. Rotate your tower with right click o space bar. Place tower. Perché? Perché prima non era partito? Ho fatto 10 volte la stessa cosa. Va. Piu piu. Piu piu piu. Piu piu. A morte. Gnom. Basta passarci sopra col mouse per prendere quelle monetine. Cosa fanno soprattutto? Questa è la vera domanda. Gnom. Allora, penso di volere una di queste per i volanti. Che presumo metterò qua. Non so perché. Morite, esseri immondi. Posso mettere una freeze trap of doom. Che presumo metterò qua. Ok. Bene. Ora prendiamo un altro po' di questa robaccia. Queste piante. E mettiamo l'ultimo laser. Voilà. Che presumibilmente penso non serva neanche, onestamente. Infatti non serviva, però fa lo stesso. Forziere, a me. Mio Dio, una marea di monetine! Presumo che potrò scegliere che cosa sbloccare. O forse no. Oh mio Dio. Stanno per arrivare cose molto brutte. Ok. Choose your card for next level. Vorrei vedere il livello, magari non lo vedo molto bene. Sicuramente i laser. Posso mettere un laser, non me ne serve di più. Probabilmente un paio di questi. No. Un paio di questi. Ok. Sono pronto. Perché tipo adesso è partito subito? Ok, penso che questa sia la cosa migliore per eliminare quei cosi. Ok. Ora. Il prossimo. Cosa sarà questo? Piu! Bene. Dopodiché penso che metterò un paio di quei cosi lì qua sparsi in giro. C'è un vero e proprio criterio. Presumo che questa sia una buona posizione. Oh lol. Il voice acting di questo gioco è abbastanza divertente. Farò una roba del genere. Ok, scusate queste centimigliaia di monete. Adesso non posso più piazzare nulla, quindi anche se lo so delle noci non è che sia così rilevante. Magari però lo piazzo qua così resta un po' ste cazzo di cosi rosa. Sembrano innocenti questi. Questi chipmunk sono degli assassini omicidi mortali. Dino explosion incoming, attenzione. Oh no! Come faremo? Dovrò uccidere tutti con il laser della morte. Di questi piccoli di dinosauro. In realtà questa è la verità, sono dei maniaci omicidi questi maledetti cosi. Questo gioco è violentissimo, è quello di sterminio di innocenti dinosauri. Più una carta, ui! Beh, mi sembra decisamente ispirato da Plant vs. Zombie. Ora, non so quanto. Le
Laser, dove li posso mettere? Uno lì sotto, indubbiamente. Io farei tipo una linea mortale con un paio di laser, personalmente. Dopodiché, antiaerei, un ghiaccio. E uno, e due, e tre. E olè. E poi adesso iniziamo a sfondare un po' di sti cosi. Ah, che inizi il massacro. E il mio piano diabolico prevede di mettere un laser qua e un laser qua. Quindi iniziamo con un laser qua. Sarò onesto, i dinosauri non amano i laser. Lol. Bam. Ok. Attra, manca un'altra noce di cocco, perfetto. E ora, bene, adesso è GG. Boom, boom. Overkill, attenzione. Sono tutti sterminati in questo punto. Senza pietà. Non penso che effettivamente possano passare da qualche parte. Intanto mettiamo un'altra cosa qua per smaltire un po' di cose. E un ultimo per mettere un ghiaccio dai laser. Boh, così. Tanto per, non che sia un motivo vero e proprio. Ok, bene. E adesso piazzo qua il mio omino e aspetto. Ah, finiti. Che triste storia. What? Sono un po' troppe forse con le monete. What? L'ho preso quasi tutte. Devo dire che il gioco mi sta onestamente divertendo. Penso che sia perché è molto charming. Cioè, i dinosauri mi piacciono. Non so. Cioè, per qualche perverso motivo, mentre siamo un gioco estremamente stupido, è anche estremamente carino. Nel senso, boh. Non che sia difficile, però è, non so, mi sono divertito abbastanza a giocarlo, se devo essere onesto. Potete acquistarlo su Steam, penso sia 9,90€, una roba del genere. Ed è abbastanza simpatico, devo dire. Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver visto il video e date un'occhiata a questo giochino, perché se avete voglia di qualcosa che volete fare mentre siete in coma, accasciati sul letto con le ossa rotte e gli occhi fuori dalle orbite, potete giocare a questo gioco in cui siete dei chimpunk assassini che massacrano dei poveri innocenti dinosauri rosa. Quindi grazie per aver visto il video, come al solito, ci vediamo alla prossima.